ottava edizione di Pordenone Jazz Quenet, dedicata a Duke Ellington. Duke Ellington, grandissimo compositore, che ha caratterizzato la storia del jazz dagli anni 20 fino agli anni 70 avanzati. E, dicevo, rassegna dedicata a Duke Ellington, quest'anno dedicata alla sua figura come compositore, alla sua figura come pianista e alle sue suite. Cominciamo difatti con due suite di Ellington che saranno presentate il 7 di febbraio e il 14 febbraio al Teatro Don Bosco, interpretate da due big band di Pordenone, l'Abbey Town e la Flexible Orchestra. Queste due big band affronteranno la Such Sweet Thunder, che è una suite che Ellington ha dedicato all'opera di Shakespeare, in particolar modo analizzando le figure di Giulietta Romeo, Giulio Cesare e dell'Otello, mentre la seconda suite, quella interpretata il 14, è la Liberian Suite, una suite che gli fu commissionata nel 1957 dal governo liberiano. Queste due suite, dicevo, saranno interpretate nella loro versione originale, in particolar modo la Liberian Orchestra, che non è consueto venga eseguita integralmente. Le due serate poi affronteranno anche il percorso dell'Ellington compositore nel periodo Cotton Club e verrà presentata il 14 una suite originale della Real Flexible Orchestra composta da Roberto Rossetti. Fra le due date, giovedì 12 al Teatro Comunale di Polcenigo, verrà presentata una serata in piano solo, con la partecipazione di Bruno Cesselli, Gianni Della Libera e Paolo Corsini. In questa serata si affronteranno dei brani di Ellington e Strayhorn per piano solo, essenzialmente per piano solo. Il 21 febbraio, sempre al Don Bosco, invece, ospiteremo il sestetto, il Deep Down Sextet, capitanato da Cristina Mazza, che è un sestetto essenzialmente di ance, quindi soprattutto sassofoni. È un sestetto formato da Cristina Mazza, Sean Bergin, Daniele Dagaro, Bruno Marini, Carmelo Leotta e alla batteria Gandhi, Uti Gandhi. Sabato 28 chiuderemo al Teatro Pileo di Prata con il progetto Sousaphonics, il progetto di Mauro Ottolini, che presenterà degli arrangiamenti dedicati alla musica sempre di Ellington, naturalmente. A corollario della rassegna di quest'anno ci saranno delle manifestazioni a ingresso libero in alcuni locali di Pordenone e provincia, al Buso del Colvera, alla taverna di Obelix, in questo caso la data sarà organizzata con la collaborazione dell'associazione Blues in Villa, e al Caffè Letterario. Ci sarà una serata di inaugurazione venerdì 6 febbraio al Budristoro a Pordenone, organizzata in stile jam session, quindi invitiamo tutti quanti i musicisti a partecipare e a unirsi alla festa d'inizio di Jazz Quenet 2009.